Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Io questo ragazzo non lo conosco, so solo che è stato rapito dal kibbutz Berim. Spero però un giorno di conoscerlo, per sapere almeno che musica ascolta. Questi sono tutti volontari che ogni giorno scendono in questa strada per chiedere la liberazione degli ostaggi. L'intenzione è di fare pressione sul governo di Benjamin Netanyahu. Al momento gli ostaggi sono 220 dopo la liberazione delle due israeliane. Sono qui per ricordare al mondo che ci sono molti uomini e molte donne da riportare a casa. Adesso per Israele sono due le priorità: sconfiggere Hamas e liberare gli ostaggi. Abbiamo 20 sit-in in tutta Israele in cui la gente arriva, alza i cartelli e protesta. Veniamo qui ogni pomeriggio dalle 5 alle 6. Bring them back home. Dobbiamo riportare gli ostaggi a casa, prima di entrare dentro Gaza City. Io non so quello che stanno decidendo i militari e il governo, ma questo è quello che mi sento di dire. Riportateli a casa, immediatamente. Li stanno mettendo sui finestrini delle auto che passano e molti già lo hanno appeso. Sono arrabbiata, ho delle orribili sensazioni e sono molto frustrata. È orribile vedere i bambini che vengono bombardati anche a Gaza. Tutti noi abbiamo delle responsabilità su quello che è accaduto. Ma adesso noi abbiamo i nostri figli là dentro e questo non è paragonabile. È ovvio che Gaza abbia bisogno degli aiuti umanitari, ma ci devono ridare i nostri cari.